anche in questa terra arrivano i magi, e che sia veramente un tempo di pace, che sia veramente un tempo di unione fraterna con tutti i popoli. Noi rappresentiamo l'Europa, l'Africa e l'Asia e veniamo qui ad adorare questa terra. Attraverso la rappresentazione dell'associazione La Corte dei Giganti di Comitini, i Maggi sono arrivati anche ad Agrigento, nella chiesa di San Giacomo, per portare i loro doni a Gesù Bambino, ma soprattutto la speranza di un futuro migliore, più costruttivo e con meno indifferenza. Ogni anno la comunità parrocchiale intende sensibilizzare, realizzando il tradizionale presepe di cioccolato, distribuito poi ai bambini, ispirandolo a temi diversi. Lo scorso anno quello della disabilità, quest'anno tra l'altro le condizioni di vita nelle carceri sovraffollate. Il sovraffollamento, tutti i problemi del carcere, nel senso di prigionia e anche nel senso della nostra prigionia del cuore, diciamo, che è collegato a tante catene. Poi abbiamo messo un tema che non è affrontato a nessuno, ma è un tema che ci riguarda moltissimo in quanto rappresenta il centro storico e la sua problematica, quindi la cattedrale di Agrigento con una lesione che rappresenta la lesione anche nel nostro cuore per questa chiusura e per questo problema. L'intento è quello di sensibilizzare rispetto a questioni di attualità e sulle quali si è soffermato l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, celebrando la messa dell'Epifania nell'affollata chiesa di San Giacomo, a cui hanno partecipato anche il sindaco Marco Zambuto e l'assessore Alfonso Montana. Dall'arcivescovo, che proprio domani sarà in visita al carcere di Contrada Petrusa, l'esortazione a guardare all'uomo con attenzione, al di là delle sbarre, per indicargli la strada del bene, con più generosità nei confronti di chi vive l'emarginazione. Anche Gesù è stato un detenuto innocente, ma anche lui sa che cos'è il carcere, l'ha provato tanto da essere pure condannato a morte, e quindi lui ci chiede di aiutare, di comprendere quelli che vivono privati della loro libertà. E poi il centro storico è la nostra ferita che ci portiamo sempre, giustamente, una ferita che speriamo che si possa guarire, che si trovi una soluzione, anche perché, lo dico sempre, questo centro storico è il cuore della nostra città. Vederlo sempre più affaticato e morire e togliere futuro ad Agrigento, e questo Agrigento non lo merita.